dentro, mettilo più dentro. Se c'è un bucato su di no, poi non vedere quello qua. Vabbè, dai, basta, dai. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere presenti così numerosi a questa manifestazione della Listilborgo con candidato a sindaco Salvatore Lucio Giordano. Questa sera a me tocca l'onore e il piacere di presentare il programma amministrativo depositato presso la Commissione elettorale comunale ai sensi del decreto legge 267 del 18 agosto 2000, ma già ampiamente discusso con tutti voi nelle varie manifestazioni che abbiamo fatto in questi giorni e soprattutto nella brochure che abbiamo distribuito in quasi tutte le manifestazioni. Il nostro, più che un programma amministrativo, infatti che un programma sa molto di burocratico, lontano anni luce dalla realtà, il nostro è un progetto politico che attueremo tutti insieme. Prima però permettetemi alcune personali considerazioni sul momento politico che Santa Severina sta vivendo. Per me è un grandissimo onore e piacere essere qua e non vi nascondo di essere molto emozionato e teso. Qualcuno starà pure sorridendo per questa mia affermazione, in quanto dovrei essere un politico cosiddetto navigato, ma vi posso garantire che è vero, sono emozionato. Non vi nascondo che quando mi è stata proposta la candidatura ho chiesto tempo per pensarci, ma in cuor mio avevo subito accettato, perché la candidatura rappresentava per me di rimarcare il senso di appartenenza a Santa Severina che ha caratterizzato tutta la mia esistenza. Non per essere polemico, ma vorrei ricordare a tutti che sono nato a Santa Severina. Ho studiato a Santa Severina, sono stato consigliere comunale e assessore del comune di Santa Severina, qui vive anche mia madre. E pur essendomi trasferito a Scandale, sono 29 anni che lavoro nel glorioso liceo di Santa Severina come docente di matematica e fisica. Per inciso vorrei ricordare che sono stato assessore ai servizi sociali ed erano gli anni 80, 84, con la giunta Suranna, e allora nell'80 era una mosca bianca essere assessore ai servizi sociali. Quindi, per inciso, noi non accettiamo lezioni sul sociale da parte di nessuno. La scelta di insegnare a Santa Severina è stata fortemente ponderata, in quanto se fossi rimasta a Crotone sicuramente avrei fatto una carriera diversa. Ma non mi pento della scelta fatta, la rifarei 10, 100, 1000 volte. Quindi amici che state dicendo in giro che sono forestiero, cambiate filastrocca e dite che cosa avete fatto voi per Santa Severina. E cosa concretamente e fattivamente volete fare, lasciando stare i castelli in aria che andate promettendo è impossibile da realizzare? Non per polemizzare, ma scusate, chi si fa vedere in giro ogni 5 anni come il quadro della Madonna in alcune feste religiose, come si colloca? Fare campagna elettorale in una piccola comunità come la nostra dovrebbe essere un momento di confronto sui problemi reali della gente, proponendo idee e soluzioni innovative e costruttive. Stiamo invece assistendo in questi giorni a una serie di calunnie, di bugie e tanto altro ancora sui nostri progetti e sull'operato dell'amministrazione precedente con sindaco Lucio Giordano.
Questo è un modo di operare, permettetemi il termine meschino, che non ci appartiene, non è presente nel nostro DNA. Ma cosa ci si può aspettare? È sempre più attuale il proverbio: la marena non può mai diventare girasole. Senza polemizzare, io, noi della Lista Il Borgo non accettiamo lezioni di correttezza politica da nessuno, figuriamoci da parte di personaggi che in cerca di una propria identità stanno basando tutta la loro esistenza su teorie alquanto strane di fare politica. Fare politica significa creare cultura, fornire strumenti per la lettura della realtà, far crescere donne e uomini coerenti e affidabili per non lasciare agli altri un'egemonia che non meritano. Significa animare confronti, sollecitare opinioni, non smarrire la visione d'insieme, offrendo a tutti la possibilità di sentire propria la battaglia politica e di parteciparvi secondo le proprie possibilità, senza condizionamenti di nessuna natura. Fare politica è principalmente occuparsi del bene pubblico e soprattutto del bene di tutti indistintamente, senza creare tensioni e soprattutto nel rinnego totale del do ut des, del dare per avere. La scelta dei candidati che fanno parte della Lista Il Borgo, che appoggia la candidatura a sindaco di Salvatore Lucio Giordano, è stata dettata semplicemente dalla voglia di portare avanti un progetto che abbia come unico obiettivo quello di realizzare una cittadinanza attiva, partecipe ed ecosostenibile a Santa Severina e ad Altinia. Noi non abbiamo pensato di presentare una lista imperniata sulla singola persona, ma bensì a formare una squadra coesa verso un unico obiettivo: rendere Santa Severina e Altinia sempre più vivibili e creare reali opportunità occupazionali. La Lista Il Borgo è una squadra dove, usando un termine da cinema, visto quello che è successo ieri, non vi sono attori principali e comparse. O cosa più pericolosa, attori che fanno anche da registi e produttori. La Lista Il Borgo è quella che tutti voi vedete. Sempre più convinti del principio ruolo che il Comune di Santa Severina ha giocato e giocherà in futuro nell'intero Marchesato, convinti della necessità di riavere al Comune un rappresentante a capo di una squadra valida e fidata che sappia far valere le necessità e i bisogni della gente, è stato ricandidato Salvatore Lucio Giordano alla carica di sindaco. A scarso di pericolosi equivoci, permettete di puntualizzare le osservazioni che mi hanno, e parlando anche a nome degli altri, spinto a fare parte di questa squadra. Lucio è un professionista onesto, serio e capace, professionista apprestato alla politica. Testardo su alcune cose, lo conosco da sempre in quanto siamo stati compagni d'infanzia, ma buono d'animo, educato, che non porta rancore e, cosa molto rara, capace di rendersi conto degli errori e tornare indietro sulle decisioni prese. Non sto qui ad elencare le doti umane professionali di Lucio, credo che siano note a tutti i cittadini di Santa Severina, di Altinia e dell'intero Marchesato. Vorrei solo far notare il suo attaccamento alla nostra terra, la sua positiva cocciutaggine che gli ha permesso di andare avanti superando situazioni delicate, la sua capacità di confrontarsi e anche di scontrarsi, ma solo per il bene dell'intera comunità, e le sue doti umane e professionali.
Un piccolo inciso, permettetemelo, sulla squadra che, insieme a me, affiancherà Lucio in questa nuova scommessa che, come tante fatte finora, vincerà sicuramente. Si tratta di una lista competitiva e operativa che sicuramente farà bene nei prossimi 5 anni e che potrà rispondere ai bisogni futuri della gente. La presenza di neofiti della politica, il 70%, è testimonianza della nostra volontà sincera di consentire che le forze giovani e sane della nostra comunità possono concorrere a rendere Santa Severina e Altilia sempre più adeguate ai tempi. Il loro entusiasmo e tutte le nostre energie saranno rivolte a realizzare una comunità dove vi sia uno sviluppo compatibile con l'ambiente, una comunità attenta al suo habitat e alle sue radici, concretamente vicina ai più deboli e che per loro trovi concrete soluzioni. Una comunità dove la partecipazione e la trasparenza amministrativa diventano consuetudine e non eccezioni. Una comunità capace di essere promotrice di iniziative economiche, produttive e sociali, innovative e di ampio respiro. Il nostro è un progetto con i piedi per terra. Noi non promettiamo la luna, non offendiamo la vostra intelligenza. Esso si basa sui seguenti irrinunciabili pilastri: competenza, trasparenza, partecipazione, impegni e concretezza, che caratterizzeranno la nostra amministrazione col precipuo intento di realizzare con determinazione le aspettative dell'intera comunità, tramutando in concreto ciò che si progetta sulla carta. Noi della lista Il Borgo vogliamo che i santaseverinesi siano pienamente possessori del futuro della nostra comunità nella loro piena libertà di decidere. Il nostro è un progetto realisticamente ambizioso, ma non velleitario, che mira a instradare l'azione amministrativa secondo sani prassi manageriali su di un percorso di progettualità e di realizzazione di obiettivi misurabili e di concreto interesse della collettività intera. Le opportunità di lavoro saranno il risultato di scelte strategiche e strutturali e non di iniziative occasionali o altro. Cari cittadini, cari cittadini, nelle pagine che seguiranno traccerò il progetto amministrativo e, come detto precedentemente, già ampiamente discusso nei vari incontri avuti. Esso non è una sfilza di promesse elettorali più o meno realizzabili, ma intende invece stabilire le linee guida sulla base delle quali lavoreremo nel prossimo quinquennio. Esso si pone al di sopra di tutto e di tutti ed è rivolto indistintamente a tutti i cittadini. Per noi è prioritario stabilire un rapporto costruttivo e di reciproca fiducia fra tutta la comunità, superando vecchie e perdenti divisioni. Con tale progetto vogliamo rimarcare il ruolo di Santa Severina come motore pulsante del Marchesato e renderlo un laboratorio aperto ai suggerimenti e alla collaborazione di quanti: partiti, categorie, associazioni produttive, associazioni di volontariato, associazioni culturali, religiose, associazioni sportive, proloco, eccetera, vorranno proporsi nel difficile compito di dare ai cittadini un'amministrazione laboriosa, attenta ai bisogni di tutti, precisa e puntuale nelle risposte e nella risoluzione dei problemi, fattiva e trasparente. Pienamente convinti della vocazione culturale, turistica, ambientale di Santa Severina e che il volano possa essere il fatto di essere uno dei borghi più belli d'Italia, dedicheremo molte nostre energie a questi temi, inglobando anche l'enogastronomia e l'agricoltura sostenibile. In Italia i borghi figurano come terza attrattiva del paese, dopo mare e campagna,
Un motore quindi straordinario. Riprenderemo con più entusiasmo e sinergia quanto avviato dal dottor Bruno Cortese, che nel lontano 2001 fu uno dei storici fondatori in Calabria del club dei borghi più belli d'Italia, ora membro del Consiglio nazionale. Il nostro sarà un progetto condiviso per vincere la sfida del rischio di declino dell'attrattiva turistica di Santa Severina. Punteremo molto sull'aspetto che riguarda la collaborazione e la sinergia fra tutti gli operatori e attori del territorio, sia pubblici che privati, operatori culturali, enogastronomici, B&B, naturalistici e turistici, per rendere Santa Severina fruibili in quasi tutto l'anno. Si punterà su una rivalorizzare e far scoprire una platea sempre più ampia Santa Severina, un patrimonio umano, culturale, artistico e gastronomico fatto di tradizioni poco conosciute che rischiano però di scomparire, eventi, rappresentazione culturale anche a carattere nazionale, manifestazioni e iniziative culturali mirate principalmente ad estemporanee di pittura e a mostre varie, percorsi paesaggistici naturali nel Marchesato che mettono in luce gli aspetti naturalistici e culturali dell'itinerario, scambi culturali con paesi esteri. Visitando Santa Severina dobbiamo fare in modo che il turista si senta a casa e dobbiamo dare la possibilità, una volta tornata dai suoi parenti, dai suoi amici, di raccontare che è stata un'esperienza di vita indimenticabile. Passando allo specifico del progetto amministrativo, noi l'abbiamo fissato su 9 punti, ma che cercheremo di sviluppare nel migliore dei modi. L'etica amministrativa. Faremo un processo di modernizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa, nel rispetto della dignità e della professionalità dei dipendenti comunali. Saranno individuati adeguati strumenti attuativi per lo sviluppo della trasparenza e della democrazia partecipata, atta a fornire informazioni periodiche ai cittadini sullo stato delle attività comunali. Riaffermeremo il ruolo centrale del Consiglio Comunale come luogo di confronto, discussione e dialettica politica. Indiremo consigli comunali aperti e assemblee pubbliche per discutere e analizzare situazioni e fatti di interesse generale. Dopo la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU ed LPU, daremo continuità al progetto avviato al fine di valorizzare e ottimizzare al massimo il lavoro e le competenze acquisite per il buon funzionamento della complessa macchina comunale. Scuola, cultura e sport. La formazione, sia sotto il profilo culturale che professionale, sarà centrale. La scuola, vista come elemento educativo e di preparazione all'ingresso in una società competitiva, deve essere votata ad una nuova cultura di solidarietà e di senso civico. Sarà riproposto in forma più attiva e partecipata il Consiglio Comunale dei Ragazzi, al fine di stimolare una partecipazione attiva alla vita della comunità e far loro conoscere i diritti democratici, promuovere il rispetto per tutti, la cultura del dialogo e della legalità e il funzionamento delle amministrazioni locali. La scuola sarà vista come primo ente formativo di supporto alla famiglia. Miglioreremo le infrastrutture dei plessi scolastici per rendere sempre più fruibile il servizio scolastico, completando il percorso avviato negli anni passati, sempre più convinti che programmare interventi di edilizia scolastica voglia dire, mettendo in sicurezza gli edifici, incrementare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento che deve svolgersi in spazi didattici moderni e idonei. Per le attività culturali è indispensabile condividere con le associazioni culturali operanti nel nostro Paese una serie di attività tematiche da svolgere sul territorio che contemplino una nuova gestione della cultura e la promozione di eventi musicali, teatrali, sportivi e congressuali.
Inoltre, potenzieremo le attività sportive sia a scopo didattico che sociale, non trascurando le discipline minori, migliorare le strutture sportive comunali dando seguito ai finanziamenti già ottenuti dai campi polivalenti. Sviluppo economico, agricoltura, turismo e terziario. Saranno utilizzati tutti gli strumenti finanziari e amministrativi che permettono di investire nell'agricoltura, nel turismo e nel terziario. Faremo riferimento alla strategia nazionale che punta allo sviluppo delle aree interne, alle politiche regionali che promuovono i borghi e al riutilizzo delle terre libere per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile. Sul campo agroalimentare sfrutteremo la creazione del distretto del cibo, promosso dal GAL e ripreso dalle strategie delle aree interne, e avvieremo la promozione di un marchio di qualità dei prodotti agricoli. Saranno favorite la creazione di strutture associative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli. Sarà notevolmente migliorata la viabilità rurale. Poiché la domanda e l'offerta turistica ha raggiunto livelli tecnici e organizzativi sempre più perfetti sotto l'aspetto della qualità, convinti che il turismo riveste un ruolo importante nel Marchesato, di cui il Comune di Crotone è parte integrante, nel prossimo quinquennio promuoveremo l'albergo diffuso per aumentare la recettività turistica, continueremo la politica di promozione del patrimonio artistico monumentale, promuoveremo la cultura enigastronomica e l'artigianato di qualità. Politica sociale della solidarietà. Progetteremo e realizzeremo un nuovo sistema di welfare comunale, mettendo al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Attueremo la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo l'accesso ai servizi territoriali e rimuovendo ostacoli e disuguaglianza sia di natura fisica che burocratica esistenti finora. Si realizzerà la carta dei servizi sociali, la consulta sociale con gli organismi di volontariato presenti nel territorio. Faremo una sana politica di accoglienza, continueremo con i progetti dei lavoratori in mobilità e sul servizio civile. Manterremo l'accreditamento delle strutture sociali esistenti e si valorizzeranno quelle che già sono avviate. A tal fine voglio comunicare che è a buon punto l'iter burocratico per la realizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla pianificazione regionale, di un RSA di tipo polifunzionale. Coerentemente a quanto previsto dalla legge sul servizio sociosanitario da ubicare nel nostro centro storico. Ambiente. Sarà sviluppato un piano di azione ambientale che contemplerà una serie di azioni programmate riguardo l'ambiente tutto. Saranno consolidati i risultati ottenuti in termini percentuali relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, attraverso la raccolta differenziata che vedrà ancora una volta la partecipazione dei cittadini a questo importante progetto di azione ambientale. Per quanto attiene alla formazione e sensibilizzazione ambientale della cittadinanza, è necessario mantenere elevato l'investimento nell'educazione, soprattutto nelle nuove generazioni, avviando percorsi scuola ambiente in collaborazione con le scuole dell'obbligo. Per mezzo della formazione didattica è infatti possibile la conoscenza della peculiarità storica e ambientale del territorio comunale da parte di tutti e di conseguenza promuovere il senso di appartenenza al paese e alla collettività. È altresì necessario promuovere e incentivare tutte quelle iniziative provenienti sia dai singoli privati che dall'associazionismo, così come dal mondo imprenditoriale, volte a favorire attività educative e ambientali sul territorio comunale. Realizzeremo quanto già appaltato per il collegamento delle fogne al depuratore di Santa Severina, completeremo la sostituzione delle lampade a LED della pubblica amministrazione.
viabilità e sicurezza. Attueremo una reale politica della viabilità interna e un servizio di controllo del territorio. Ci sarà una rivisitazione dell'utilizzo della Polizia Municipale con richiesta della Protezione Civile, definendo le competenze in funzione delle esigenze prioritarie per la cittadinanza tutta, coadiuvando anche la loro azione attraverso il volontariato della terza età. Decentramento amministrativo della frazione Attilia. La delega alla frazione Attilia deve vedere nei 5 anni di governo un primo passo completo verso un decentramento operativo, monitoraggio e controllo delle piccole manutenzioni ordinarie riguardante asfalto, stradale, illuminazione e quant'altro. Dovrà essere dotata di potere di indirizzo vincolante per l'utilizzo di una parte proporzionale delle risorse di bilancio comunale. Lavoro e politiche giovanili. Il lavoro, specie per i giovani, sarà uno dei problemi principali da affrontare. Far sì che nei prossimi anni i nostri giovani non siano più costretti ad andare via per la ricerca di un'occupazione. Il lavoro dovrà assolvere una funzione sociale di crescita morale, umana e psicologica. L'occupazione dovrà sempre stare al primo posto nel programma della Giunta e ogni decisione amministrativa dovrà sempre privilegiare questa che consideriamo come una vera e propria missione a favore dei disoccupati e dei giovani. Il giovane dovrà vedere nell'amministrazione comunale un valido punto di riferimento e un solido sostegno per la realizzazione delle proprie idee e del proprio progetto di vita professionale. Sportello e fondi europei e nazionali. Sarà creato uno sportello ad hoc con figure altamente professionali che fungono da supporto e accompagnamento per imprese, strutture commerciali, associazioni e privati cittadini nella partecipazione a bandi e nell'accesso ai finanziamenti disponibili, che rappresenterà un momento significativo di rilancio per il nostro territorio. Metteremo in campo uno sforzo comune per supportare strategicamente la ripresa e garantire nuove possibilità con una rete che coinvolge attività imprenditoriali, terzo settore e associazionismo. L'obiettivo è creare un ponte tra istituzioni pubbliche e private in modo da centralizzare le informazioni relative a bandi e fondi europei, ma anche a fondi nazionali. Ora, finito, dopo questo, cosa che è abbastanza pesante, mi rendo conto, c'è la richiesta di voto. C'è la richiesta di voto per Salvatore Lucio Giordano, sindaco, e per la lista Il Borgo, è dettata dalla necessità che in questo contesto è importante che a rappresentare i nostri interessi siano persone autonome e in grado di farsi ascoltare, di farsi valere e di battersi per la dignità, le speranze e le aspettative della nostra gente. Il voto alla lista Il Borgo darà la possibilità a Santa Severina di avere un consiglio comunale forte, autorevole e autonomo, con persone che possono attuare progetti per il futuro di tutti. Vogliamo che Santa Severini continui a essere una grande comunità dove si diano a tutti, senza distinzione alcuna, opportunità occupazionali, dove tutti possono esprimere le loro ambizioni. Noi della lista Il Borgo pensiamo di poter realizzare e accompagnare gli obiettivi prefissi puntando su di un gruppo di candidati consiglieri di assoluta qualità che per esperienza, età e genere interpretano le attese della cittadinanza per uno sviluppo sempre più solido e di civile convivenza. Scegliere di votare Il Borgo significa essere pienamente sicuri di dare un voto che conta. Dare un voto che rafforzi i diritti di tutti, dare un voto che realizzi una cultura migliore, dare un voto che realizzi servizi sempre più efficienti, dare un voto che realizzi un paese più vivibile e sicuri. Il 20 e il 21 di settembre, un voto a Salvatore Lucio Giordano, un voto alla lista Il Borgo. Grazie.
Passo la parola adesso al consigliere Pugliese Antoni. Buonasera a tutti. Consentitemi un brevissimo saluto, cari concittadini. Voglio ringraziare tutti voi per la fiducia e la stima che mi state dimostrando, cose che confermano di essermi candidato nella lista giusta, con le persone giuste, insieme a Lucio Giordano, al nostro amato sindaco. In questo meraviglioso gruppo fatto di uomini e di donne per bene, uomini e donne che chiedono solo di poter partecipare all'amministrazione del nostro paese. Bene! Portando ciascuno la propria esperienza, le proprie idee e il proprio impegno. Tutti noi cittadini di Santa Severina abbiamo alle spalle una storia e una famiglia che in ogni caso ci aiuta e ci sostiene, e che rappresenta la nostra vera forza e il nostro futuro. È per questo che ho deciso di candidarmi, sapendo che dovrò impegnarmi nel lavoro per la nostra comunità, così come mi impegno ogni giorno per la mia famiglia e per la mia azienda. Sappiamo bene che tutti siamo in grado di aiutare il nostro paese a crescere e a migliorare. Ed è per questo che anch'io mi sento orgoglioso di poter dare il mio contributo per programmare un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Carissimi concittadini, bisogna ricordare che le famiglie di tutto il paese sono utili nelle gioie e nei dispiaceri della nostra quotidianità. I nostri figli giocano e crescono tutti insieme, per le strade, nella scuola e nella parrocchia. Questa è la realtà del nostro piccolo centro. Bene! Tra pochi giorni la campagna elettorale finirà e sono sicuro che torneremo ad essere tutti uniti e a far parte della stessa comunità. E tutti insieme torneremo a gioire e a soffrire per le stesse cose, ricordandovi di votare per la lista numero 1 Il Borgo, Salvatore Lucio Giordano. Grazie di cuore a tutti. Lascio la parola al consigliere ex assessore Pietro Vigna. Vai Pietro! Vai, vai! Cari miei concittadini, buonasera. Noto con sommo piacere una grande partecipazione. Questa per me è una cosa significativa, perché vuol dire che la politica è vicina a voi e voi siete vicino alla politica. Questo è un chiaro segno di come la democrazia sta diventando sempre di più partecipata. Il mio intervento stasera non vuole essere solo un comizio, ma quasi un pensare ad alta voce. È doveroso da parte mia ringraziare qualcuno, in primis il sindaco, che mi ha voluto ancora una volta al suo fianco in questa nuova avventura elettorale. Un ringraziamento particolare va ai miei consiglieri comunali ed ai vice sindaci che si sono succeduti in questo quinquennio per aver condiviso con me questo percorso amministrativo che tanto ha dato al comune di Santa Severina e tanto ha lasciato al sottoscritto. Tanti gli obiettivi raggiunti, tanti quelli in corso di realizzazione, frutto di un lavoro amministrativo non indifferente e tanti altri ancora in programmazione. Ma di questi ultimi devo ringraziare i nuovi compagni che insieme al sottoscritto, al sindaco e ad altri santaseverinesi
hanno redatto il programma della lista numero 1, il Borgo. Un saluto particolare va agli operai idraulico-forestali. Se dovessi elencare tutto quello che hanno fatto in questi 5 anni e non solo, non basterebbe l'intera serata. Mi limito solamente a dire una parola, spesso troppo poco utilizzata, ma da un significato importante. Grazie. Grazie a tutti voi per quello che continuate a fare ogni giorno, per quello che farete ancora. Sono sicuro che i servizi fatti alla nostra comunità avranno un eco non solo su Santa Severina, ma su tutta la provincia di Crotone, e raccoglierete i frutti quando non sarete più presenti sul territorio perché in pensione. Allora sì che vi rimpiangeranno. Un grazie particolare va alla Croce Rossa di Altiglia, impeccabili in questi mesi di Covid. Hanno dato tanto sia a Santa Severina che a Altiglia. Un grazie ai carabinieri della stazione di Santa Severina e ai carabinieri forestali per tutto quello che hanno svolto in questi anni e soprattutto per il servizio reso durante questa pandemia. Un grazie va ai Vigili del Fuoco e alla squadra EB di Santa Severina, sempre attenti e pronti quando chiamati in causa. L'ultimo intervento, proprio quello di ieri sera a Santo Ponte. Grazie, grazie di cuore per il vostro tempismo. A tutte le associazioni presenti sul territorio va il mio grazie per aver dato un impegno considerevole nelle varie attività svolte per tutti i nostri cittadini, per la massima collaborazione avuta con l'amministrazione comunale. Un grazie alla cooperativa di Stippo per i servizi resi nel castello e per la collaborazione avuta con l'amministrazione nell'organizzazione dei numerosi eventi in questi 5 anni. Un grazie va alla Proloco, sempre attenta nelle varie manifestazioni organizzate ed in continua sinergia con l'amministrazione comunale per il raggiungimento di obiettivi comuni. Un ultimo grazie va a tutte quelle persone, e qui faccio un ringraziamento generale, perché dimenticherei sicuramente qualcuno. Vi assicuro che sono tantissimi, tantissimi cittadini che in questi anni hanno collaborato con noi, chi con volontariato, chi con suggerimenti, chi ci ha dato una mano nell'organizzazione degli eventi, chi ha messo a disposizione la propria professionalità ed i propri mezzi. A tutti voi dico grazie, grazie per quello che avete fatto, per aver sempre creduto in noi, per tutto il sostegno che ci avete dato durante questa campagna elettorale. Infine, un grazie a tutti voi. Un grazie a tutti voi perché stasera siete tantissimi. Ma vi chiedo anche scusa. Scusa per non aver potuto raggiungere tutte le vostre case in questi giorni di campagna elettorale. Scusa perché so che aspettavate nelle vostre abitazioni la mia visita. Scusa perché so che tenevate la mia visita. Vi dico stasera, e ve lo dico qui in piazza, che non l'ho fatto per altezzosità. Chi mi conosce lo sa, sono un'altra persona. Faccio della semplicità, della modestia e dell'umiltà il mio stile di vita. Non sono riuscito a farmi una campagna personale per come avrei voluto farmela. I numerosi impegni al comune, il mio lavoro e la famiglia mi hanno portato via gran parte della giornata. Ma la mia campagna personale è la cosa che mi preoccupa di meno. 5 anni fa vi ho promesso una sola cosa, impegno. E questa sera lo posso gridare ad alta voce. Ho mantenuto la promessa, sono stato in comune quasi tutti i giorni, portando a casa, e quando dico casa non è la mia casa personale, grandi risultati per la nostra comunità. Sono sicuro che tanti di voi, come 5 anni fa, scriveranno il mio nome votando la lista numero 1, giorno 20 e 21 settembre, senza chiedervi il voto, senza promettere nulla in cambio, non perché sia speciale, ma perché ho agito sempre nell'interesse di tutti e per il bene comune. Da sempre ho pensato che il voto, più di chiederlo, bisogna meritarlo. Ora,
i dovuti ringraziamenti e le dovute scuse, vorrei parlare di altre cose. In questi giorni ho ascoltato in silenzio alcuni show. Io li chiamo così i comizi dei nostri avversari. Come si fa il sabato sera restando a casa, restando seduti sul divano, a guardare la TV. Personalmente amo molto gli spettacoli di magia e anche di illusionismo. Si resta a bocca aperti, guardate, si resta a bocca aperti per più di mezz'ora alla TV. Musica azzeccata, coreografia impeccabile, collaboratrice o valletta quasi sempre bella. Poi però arriva la parte finale dello spettacolo e la valletta viene divisa in tre parti. Resta viva però, eh? La domanda che ci facciamo tutti qual è? Beh, lo spettacolo è di buon livello, ma il trucco dov'è? Il trucco dove sta? Questo poi ve lo dico tra poco. Ora, brevemente vi vorrei informare, anzi vi chiedo scusa, perché voi siete già informati. Devo informare i nostri amici del centro per l'impiego, sicuramente impegnati in questi 5 anni a fare altro. Vorrei informare questi signori di alcune cose che sono accadute a Santa Severina, alcune cose che sono passate inosservati ai loro occhi. Vorrei fare un po' di chiarezza, dando il giusto peso ai fatti e non alle chiacchiere ascoltate in questi giorni. Nel nostro programma di 5 anni fa non si parlava assolutamente di apertura di Isola Ecologica, eppure l'abbiamo aperta. Ma non è una semplice apertura, come si fa con la porta di casa. Dietro all'apertura di Isola Ecologica c'è il rispetto e la tutela dell'ambiente. Tutela dell'ambiente è sinonimo di società civile. Rispettare l'ambiente significa salute per tutti. Ecco cosa c'è dietro il 70% di raccolta differenziata. Ecco cosa c'è dietro questo numero, che per qualcuno è insignificante. Vuol dire salute, vuol dire ambiente, vuol dire meno tasse per la nostra comunità. Altro che si ascoltano solo numeri e percentuali. Essere uno dei primi comuni in Calabria per la percentuale di raccolta differenziata è un vanto sia per l'amministrazione comunale e sia per tutti voi. Guardate, signori miei, Berlusconi in questi giorni sull'abbassamento delle tasse sta facendo una campagna per governare l'Italia, non Santa Severina. E qui si arriva addirittura a denigrare l'operato dell'amministrazione dicendo che ai cittadini non interessa. Ma basta, lo dico io, basta, lo dovete dire voi tra pochi giorni, facendo ritornare sul pianeta Terra questi personaggi che vivono sulla Luna. Sicuramente non interesserà alla candidata Rizzuti, ma ai cittadini di questo comune le tasse interessano e come. Quella tassa che nessuna amministrazione, e dico nessuna amministrazione prima della nostra, è riuscita ad abbassare. Ebbene, noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo abbassato in modo significativo la tassa sui rifiuti, portando la raccolta differenziata dal 23 al 70% in soli 5 anni. Possiamo prenderci questo merito? Ce lo concedete? Lo possiamo dire? Sbaglio se dico se è una grande conquista dell'amministrazione aver abbassato una tassa, aver abbassato un tributo per i suoi cittadini? Sbaglio se dico che l'obiettivo è stato raggiunto con un gioco di squadra, una sinergia tra amministrazione, dipendenti comunali, addetti alla raccolta differenziata e i cittadini? Sì, i cittadini che l'hanno fatta, i cittadini che hanno capito l'importanza di differenziare. Posso dire che poco tempo fa, forse molti non lo sanno, non contenti ancora dei risultati raggiunti, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 63.669,76 euro. Possiamo dire che questo è servito a potenziare questo servizio?
Possiamo dire che con questi soldi siamo riusciti a comprare un altro mezzo della raccolta differenziata, nuovi mastelli muniti di codici a barre, con lettori ottici e software? Ma i nostri amici che scrivono di archi, frecce e fango gettato, che ne sanno? Bravo! Ma glielo spiego io stasera. Nei prossimi mesi entrerà in funzione un nuovo tipo di monitoraggio tramite codice a barra identificativo di ogni nucleo familiare. Sarà possibile quindi, in tempo reale, monitorare quanto è differenziata fa ogni singola famiglia del nostro comune. Questo ci permetterà di differenziare ulteriormente le bollette, premiando con uno sconto sulla stessa i nuclei familiari più virtuosi, in poche parole, quelli che fanno meno in differenziata. Sento dire in questi giorni, ma questi parlano solo di percentuale e di raccolta differenziata, perché solo questo hanno fatto. Sbagliato. Non c'era sul programma la riapertura della casa dell'acqua e l'abbiamo aperta. Non c'era sul programma l'avviamento dei depuratori di Santa Severina e Altiglia, ma l'abbiamo fatto. Bravo! E qui non lo spiega poi, ma i nostri amici, l'importanza che ha l'avviamento di un depuratore sulla salute e sull'ambiente. Non c'era sul programma l'adeguamento antisismico della palestra, delle scuole medie, eppure si sta realizzando. Non credo che ci sia bisogno di spiegare l'importanza di questo adeguamento, altri 600.000 euro. Non c'era sul programma l'efficientamento energetico della scuola materna delle Palazzine, eppure è stato realizzato, altri 50.000 euro. Non c'era sul programma il finanziamento dell'area archeologica di Altiglia, eppure c'è, tra poco inizieranno i lavori, altri 250.000 euro. Non c'era sul programma il wifi e la videosorveglianza di Altiglia, i lavori sono iniziati pochi giorni fa. Non c'era sul programma la videosorveglianza del comune di Santa Severina, eppure abbiamo telecamere in tutte le entrate e le uscite. Telecamere con letture targhe automatiche. Devo spiegare in termini di sicurezza cosa vuol dire avere installato tante telecamere su tutto il territorio? Credo che non ci sia bisogno. Non c'era sul programma la sistemazione dei versanti di arene bianche, 1.177.000 euro. Ma l'abbiamo fatto, a breve inizieranno i lavori. Verrà intercettata a monte l'acqua di quella montagna ed incanalata in modo da evitare frane. Quello, per chi non lo sapesse o per chi non lo vuole sapere, è un quartiere che galleggia sull'acqua, ma nessuno ne parla di questo. Non c'era sul programma il completamento della rete fognaria ed il relativo collettamento al depuratore, 1 milione di euro. Non ci saranno più fogne a cielo aperto, ma nessuno ne parla. Devo spiegare ai nostri amici la ricaduta positiva che avrà questo progetto, che partirà a breve, sull'ambiente, sulla salute e sui prodotti agricoli che venivano innaffiati con acque reflue. Era una cosa indegna, indegna dico, avere fogne a cielo aperto nel 2020, ma i nostri amici su questo tacciono. Non c'era sul programma la messa in sicurezza e la bonifica dell'ex discarica Petrirta, forse se dico così nessuno la conosce, e l'ex Munnezzaro, quello tra Santa Severina e San Mauro Marchesato, altri 74.000 euro investiti. Non c'è più inquinamento in quella zona. Devo spiegare i benefici di questo intervento ai nostri amici? Non credo. Non c'era sul programma l'intervento per l'efficientamento della rete pubblica, altri 300.000 euro, ma l'abbiamo fatto. Questo è solo il primo intervento, dobbiamo impegnarci per trovare altre risorse per il completamento. Devo spiegare ai nostri amici il notevole risparmio che hanno i cittadini di Santa Severina sul costo dell'energia elettrica? Questa spesa, signori miei, va nei costi dei servizi indivisibili. In pratica, meno si spende, meno si paga. Non c'era sul programma il recupero dei campetti di calcetto e la costruzione del relativo spogliatoio,
altri 250.000 euro. Eppure a breve inizieranno i lavori. Non c'era sul programma i lavori di adeguamento delle norme antincendio della scuola media, altri 50.000 euro. L'abbiamo già realizzato. Non c'era sul programma l'intervento dei campetti polivalenti di Altiglia, perché non potevamo sapere che un forte vento avrebbe abbattuto alcune pigne e che la loro caduta avrebbe provocato gravi danni al campetto stesso. Ma abbiamo trovato la copertura finanziaria, altri 44.326 euro, e dopo l'approvazione del bilancio, che avverrà tra pochi giorni, inizieranno i lavori. Non c'era sul programma perché non potevamo sapere che quella stessa bufera avrebbe scoperchiato il tetto di Palazzo Barracco, ma abbiamo trovato la copertura economica e l'abbiamo sistemato. Amici miei, e mi rivolgo a quelli dell'altra lista, fateci sapere cosa dobbiamo fare. Ci stiamo attrezzando anche per i miracoli, ma per questo l'iter è un po' più lungo. Per non parlare delle decine di migliaia di euro del bilancio comunale per ampliare la rete pubblica. Ricordo Toni Maria, contrada lasciata per anni al buio. Alle tantissime ringhiere fatte, mi viene in mente una, quella dei Pugliese, per intenderci la casa dei Pugliese, Luciano Illizzi, una strada a sbalzo su un dirupo, sui campetti. Alle tantissime richieste di cittadini di installare corrimano nei loro quartieri, alle tante buche riparate, ai numerosi interventi nelle strade interpoderali. Per non parlare che con l'approvazione di questo nuovo bilancio ormai prossimo, avremo a disposizione le somme per altri interventi già programmati. Curva delle palazzine, per intenderci dietro casa famiglia, ed abbattimento delle case popolari, quelle con il tetto scoperchiato. Sempre nel quartiere palazzine, oltre alla ricostruzione del muro che sta per cadere. Questo lo voglio dire chiaro e forte alla signora Rizzuti ed ai miei concittadini che abitano in quel quartiere. Nessuno vi ha abbandonato. È inutile gridare la parola degrado. Con l'approvazione di questo bilancio questi problemi verranno risolti. Le risorse ci sono. Come ci sono anche le risorse per costruire un parco giochi vicino alla piazzetta di Sant'Antonio. Accettiamo consigli da tutti. Li accettiamo anche dai nostri avversari politici. Ma non accettiamo propaganda elettorale. Quella no, non l'accettiamo da nessuno. Non accettiamo politicanti. Non ne abbiamo bisogno, il paese non ne ha bisogno, ne abbiamo già tanti a Roma, cerchiamo di eliminare anche quelli. Ma vogliamo andare ancora avanti? Bene, non c'era nel programma di 5 anni fa il servizio civile, questo lo posso dire, è quasi totalmente un mio impegno. Il progetto per questo servizio non è mai uscito negli anni scorsi da quel palazzo. Non si trovava nemmeno il codice identificativo del comune. Ho scritto e telefonato per 3 mesi di fila al Ministero a Roma. Sono riuscito a farmi assegnare un nuovo codice. Ci sono riuscito. Abbiamo presentato il progetto e 7 giovani del capoluogo e uno della frazione Altiglia hanno avuto la possibilità di mettere a disposizione della collettività il loro lavoro. Hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza importante, hanno avuto la possibilità di guadagnare per un anno qualcosa nel loro comune, ma di questo i nostri amici non ne parlano. Non c'era sul programma la realizzazione della fibra ottica. Premetto che l'amministrazione non vuole appropriarsi di un merito che spetta alla regione Calabria, ma voglio solamente sottolineare il merito di aver seguito con costanza l'iter burocratico fino alla messa in opera della rete. Amici miei, la fibra ottica a Santa Severina doveva arrivare ad una velocità di 30 mega, oggi ne abbiamo 200. Non c'era nemmeno sul programma l'aggiornamento dei contratti TIM, ex Telecom, per gli edifici pubblici, ma l'ho fatto. Ho chiamato una dirigente Telecom di Napoli ed abbiamo completamente rivoluzionato il canone del servizio,
portandolo da 1.500 euro circa a bimestre a 912, risparmiando a bimestre la bellezza di 592 euro. Un risparmio all'anno di 3.554. Qualcuno potrà pensare, questo è pazzo, giusto per dirlo, no? Qui ci sono le bollette, è un bimestre a caso. Questo è un bimestre anno 2020 e questo è del 2015. Se qualcuno vuole visionare le bollette, qui ci sono e ci sono già i conti fatti. Bene! Non c'era sul programma nemmeno la realizzazione di un piano di microinizzazione sismica, ma l'abbiamo fatto. Devo spiegare che l'obiettivo di questo studio e le conoscenze sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post-sismica. Adesso c'è nel comune. Non c'era sul programma la realizzazione del nuovo PSC comunale, altri quasi 50.000 euro investiti. Spiego ai nostri amici cos'è un PSC. È l'acronimo di piano strutturale comunale. Devo spiegare ai nostri amici qual è l'importanza di averlo. Il PSC è uno strumento di pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal comune sul proprio territorio per delineare l'identità culturale, le scelte strategiche di sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale. Classifica il territorio in urbano, urbanizzabile e rurale. Non c'era sul programma la redazione del piano di protezione civile, ma adesso ce l'abbiamo. Spiego anche questa importanza. Un piano di protezione civile è l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio. Il piano di protezione civile recepisce il programma di prevenzione, di previsione e prevenzione. Ed è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un'area a rischio. Ha l'obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita civile, messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici. Ecco cos'è. Poi quando sentiamo e vediamo calamità naturali al telegiornale, tutti addosso agli amministratori, perché non avevano previsto e non avevano investito soldi in sicurezza. Noi l'abbiamo fatto. Non c'era sul programma la stabilizzazione dell'SU e l'EPU. Certo, dopo una battaglia durata anni, quando questi nostri concittadini per anni hanno lavorato in nero e senza contributi alle dipendenze dello Stato, era naturale, ripeto, era naturale un impegno serio da parte nostra, senza chiedere nulla in cambio, come qualcuno potrebbe pensare. Una conquista meritata con il loro sudore e il loro impegno. Vero è che il merito principale ce l'ha la Regione Calabria e lo Stato, in quanto ha fornito le risorse per la loro stabilizzazione. E chi lo ha mai negato questo? Ma non capisco come mai, quando qualcosa la fanno gli altri, il merito è degli altri. Quando la facciamo noi, il merito è degli altri. Sento parlare qualcuno che dice cattiva gestione degli edifici pubblici. Sì, può essere. Abbiamo gestito male gli edifici pubblici. Dunque, nelle palazzine
in un edificio pubblico nasce casa famiglia. Evito di spiegare quale ricaduta ha sul territorio la nascita di questa struttura. In un altro edificio c'è una stanza data gratuitamente, mentre in altri comuni la pagano, al centro per gli anziani, oltre a fargli recapitare gratuitamente il giornale Il Crotonese. In un'altra stanza c'è la Proloco, gratuitamente, in altre realtà pagano il fitto dei privati per avere una stanza. Un'altra stanza c'è la Tonino Parisi. Altri locali sono stati messi a disposizione di un'associazione, la Nave delle Stelle. Altro locale a Porte Aperte. Altro locale alla Croce Rossa di Altiglia. E un altro ancora a Musica d'Insieme. E tanto altri ancora ne sono stati dati nel corso degli anni. Beh, se abbiamo sbagliato vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa a nome di tutta l'amministrazione. Noi volevamo creare solo servizi per i nostri cittadini. Vorrà dire che rimedieremo, vorrà dire che faremo qualche cambiamento. Si addebita all'amministrazione le condizioni del manto stradale tra Armirò ed Altiglia, strada di competenza provinciale. Poi aggiustano un po' il tiro e dicono: non hanno battuto i pugni nelle sedi opportune. Falso. I pugni li abbiamo battuti. E come se li abbiamo battuti? Li abbiamo battuti per tutte le strade. Ma la provincia ha ritenuto più opportuno riparare quella interrotta in più punti tra Santa Severina e San Mauro Marchesato, che stava letteralmente facendo chiudere il nostro liceo. I pugni si sono battuti ancora per il muro che stava per crollare sull'ex benzina. È stato grazie alle nostre richieste insistenti che la provincia ha messo in sicurezza quel muro, evitando una sicura tragedia. Quel muro, nel crollare, avrebbe sfondato la casa di Ciccio Tigano. Ma i nostri amici dove erano? I nostri amici dove sono? Tutto tace. Di questo non ne parla nessuno. Nel loro programma leggo: attivazione sistema antincendio nel castello, copertura tetto loculi, individuazione di aree per parco giochi, rifacimento campetti, avvio iter burocratico per la wifi ad Altiglia, avvio iter burocratico metanizzazione. Sono andato io, c'ero io alla riunione, è stata a Catanzaro, voi non lo sapete, vi informo, è stata a Catanzaro, nel comune di Catanzaro con Lato. La richiesta è partita un bel po' di tempo fa. Riapertura area archeologica Serre Altiglia, installazione videosorveglianza, mantenimento scuola Altiglia, richiesta acquisto scuolabus, responsabile per la scuola. C'è già una commissione a scuola, è fatta da genitori, da docenti e dal sottoscritto. Abbiamo sempre controllato i menù, abbiamo fatto tutto. Tutte queste cose che ho appena elencato, cari amici, sono state già fatte o stanno per iniziare. In pratica, oltre a fare tutte quelle cose che vi ho elencato, abbiamo fatto anche gran parte del loro programma già. Ma vorrei capire perché non parlano di questo. Perché non ci dite bravi per le cose che abbiamo fatto? È troppo facile trovare una goccia d'acqua quando il bicchiere è vuoto. Provate ora che il bicchiere è pieno di cose fatte. Vediamo se riuscite a trovarla. Andiamo ancora un po' avanti. Questione Pinocchio. Allora, il sindaco ha detto che gli estintori funzionano, che dagli idranti esce l'acqua. Lo spiego con parole semplici.
Se volete, domani facciamo un giro nel castello e verifichiamo queste cose. Poi ha detto che manca il certificato, il documento, il pezzo di carta. Chiaro adesso? Quindi abbiamo dovuto mettere delle risorse all'interno del bilancio per pagare un professionista del posto, non da fuori, perché di professionisti capaci di ultimare l'antincendio del castello ce ne sono a Ghiosa, a Santa Severina. Non capisco ancora dove sta la bugia. Vogliamo parlare del piano di evacuazione del castello? Bene, ne parliamo. È fatto. Le tavole sono fatte. Bisogna solo pagare il tecnico. I soldi ci sono. Giovedì approviamo il bilancio, il tecnico si paga, il piano di evacuazione è fatto. Se ancora non si ha in mano il certificato, è perché nel corso degli anni abbiamo dato priorità ad altre cose. Sostituzione della caldaia nel castello, luci a LED, riparazione delle teche, manutenzione degli infissi, portone e luce esterna. Il tutto finalizzato a rendere idoneo il castello, in modo da ospitare al suo interno nuovamente i matrimoni, fonte di lavoro e guadagno per tutti. Non riesco ancora a capire perché tanto odio. Invece di elogiare l'operato di un sindaco e la sua scelta coraggiosa, questo lo voglio sottolineare, la responsabilità penale ricade sul sindaco. Quindi la responsabilità penale ricade sul sindaco di tenere aperta una struttura, garantendo posti di lavoro e guadagno per tutti i membri della cooperativa. Sistematicamente si prende questo discorso, volendo far passare quasi il concetto che la mancanza di documenti sia quasi un volere del sindaco. Ma mi spiegate chi è, e lasciatemi passare il termine, quel cretino di sindaco che si assume la responsabilità pur non di fare le dovute certificazioni? Sarà invece vero che prima di arrivare al certificato finale si è cercato di sistemare tanto altro che non funzionava già da tempo? E non mi riferisco agli estintori, non mi riferisco agli idranti, quelli ci sono e funzionano. Spero che sia tutto chiaro adesso. Poi mi sfugge ancora qualcosa, non riesco a capire determinate affermazioni. Siete per il lavoro, ma i tecnici li prendete da fuori. Giusto per essere chiari, nella fattispecie concreta, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configurerebbe un indebito arricchimento da parte della pubblica amministrazione, qualora riconoscesse l'utilità del servizio realizzato o l'esistenza di un debito. Il vincolo tra la pubblica amministrazione e il privato, pur non potendosi qualificare come contrattuale per carenza di forma scritta richiesta ad substantiam, è fonte di responsabilità e di obbligazione ex articolo 2041 del Codice Civile. In altre parole, lo spiego a loro, un professionista non può lavorare gratuitamente per un ente pubblico. La candidata Rizzuti ha ragione quando dice che prima di fare i corsi di aggiornamento bisogna fare un percorso di studi lungo e faticoso, ma il discorso vale anche per lei, eh? Non basta avere sulla scrivania un codice e sfogliarlo per essere avvocato, perché poi si rischia di fare brutte figure. Il percorso per diventare avvocato non finisce con la laurea. Bisogna fare un tirocinio lungo con un avvocato prima e superare un concorso tra i più difficili in Italia dopo, oltre ai costi di aggiornamento continui. Ma sulla lezione di diritto arriverò tra poco. Continuo dicendo che non c'era sul programma il cambio del giorno della fiera, si è passati dal farla da lunedì a domenica.
Questo non lo dico per motivi economici, non c'è nessun finanziamento da esaltare. Questo ha sicuramente avuto ripercussioni positive, perché ci sono stati più visitatori e più commercianti perché era di domenica. Ma la cosa che io vorrei sottolineare è che il tutto è partito da un consiglio di un nostro concittadino. Non voglio prendermi nessun merito, ho semplicemente accolto il suggerimento facendo una ricerca storica dell'evento e ho avuto la conferma del fatto che la stessa iniziava proprio di domenica. Ho voluto raccontare questo fatto solo per far capire alla signora Rizzuti quanto la politica è vicina alle persone. La politica non è un corpo astratto, la politica è il sindaco, la politica sono io, la politica siete voi, la politica sono tutti i cittadini che frequentano la piazza, i quartieri, le strade, la campagna. Leggo nel vostro programma l'idea di una politica restituita al cuore della gente. Non avete capito nulla, non c'è niente da restituire alla gente. Se volete restituire qualcosa, restituite alla politica la vostra presenza nella piazza. Nella piazza che ancora continui a chiamare Piazza Vittorio Emanuele III, nelle tue richieste, non sapendo che da 15 anni questa piazza si chiama Piazza Canto. Non solo ignori il suo nome, ma non hai nemmeno visto le due lastre di marmo vicino al Bar Galasso e vicino alla Rosa dei Venti. Questo significa che manchi dalla piazza da almeno 15 anni. Restituite la vostra presenza nei quartieri, nelle strade, nelle campagne, allora sì che un giorno potete candidarvi, allora sì che potete meritare un voto, anche il mio magari. Ma fino a quando resterete distanti, fino a quando vi fate vedere solamente durante la campagna elettorale per raccogliere qualche voto, allora i cittadini continueranno a bocciarvi. Non bastano show di buon livello e nemmeno programmi a 5 stelle. Non bastano le marce su Roma per cambiare il pensiero delle persone. I nostri concittadini amano le persone vere, amano le persone disponibili, amano le persone umili, amano il nostro sindaco, amano quel disco rotto come lo chiami tu, perché lui incarna tutte le virtù che tu non hai. Scommetto che adesso volete sapere il trucco del mago, giusto? Adesso ve lo spiego. Il trucco è quello di curare la forma e non la sostanza. La forma intesa come maschera. Tutti conoscete il romanzo Uno, Nessuno, Centomila di Pirandello. Pirandello, in quel romanzo, spiega la metafora della maschera. Spiega che l'uomo si nasconde dietro una maschera, un velo di maglia, che non consente di conoscere la propria personalità. Nella realtà quotidiana, gli individui non si mostrano mai per quello che sono, ma assumono una maschera che li rendono personaggi e non le rivela come persone. La maschera, dunque, non è altro che una forma di adattamento in relazione al contesto e alla situazione sociale. Ci avete provato, di questo devo darvi atto, ma non ci siete riusciti. Troppo frettolosi nel far uscire il vostro lato oscuro. Alla candidata sindaco dell'altra lista dico che le violazioni sulla legge sulla privacy lette ieri valgono anche per lei. Se registrare una chiamata è perfettamente legale, dall'altro lato invece è vietato divulgare la registrazione con ogni mezzo e portarla a conoscenze di terza persona non coinvolte nella conversazione, a meno che non ci sia il consenso della o delle persone interessate.
Chi lo fa viola l'articolo 615 bis del codice penale, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Ma a questa regola c'è un'eccezione. È lecito far ascoltare le conversazioni alle forze dell'ordine o al giudice, quando ciò serve come elemento di prova in giudizio. Infatti, il codice della privacy ammette la divulgazione delle conversazioni quando questa è necessaria ad esercitare il diritto di difesa, ma solo il tempo necessario e a tal fine limitatamente alle parti della conversazione necessaria a provare il fatto. Pertanto, invitiamo la candidata Rizzuti a fare chiarezza su queste telefonate, di consegnarle agli organi preposti se ritiene che dalle stesse potrebbero essere ravvisati reati, ma nel caso contrario di stare attenta, perché potrebbe incappare lei in diversi reati penali e non solo. Mi avvio alla conclusione del mio discorso, ma non posso non commentare l'articolo 3 della Costituzione. La signora Rizzuti nelle sue letture di testi giuridici e codici tralascia volontariamente alcuni articoli. Uno di questi è proprio l'articolo 3 della Costituzione. L'Assemblea Costituente inserì questo articolo dal contenuto essenzialmente programmatico fra i diritti fondamentali, nella convinzione che il principio di uguaglianza dovesse rappresentare il cuore della Carta Costituzionale e uno dei criteri fondamentali su quale basare tutto l'ordine giuridico italiano. La finalità dei nostri padri costituenti era quella di affermare con forza e chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione, quello cioè di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale. L'articolo 3 introduce i principi di uguaglianza formale, ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge, e il principio di uguaglianza sostanziale, ovvero l'uguaglianza effettiva fra i cittadini. Poiché nella realtà quotidiana esistono numerosi fattori di disuguaglianza, l'articolo 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini. In sostanza, la Costituzione dice che per uguaglianza non si può intendere quella formale davanti alla legge, ma anche l'equa distribuzione dei diritti. Ora vi starete chiedendo come mai l'assessore ha letto questo articolo. Bene, vi racconterò una triste pagina di storia del nostro comune. Utilizzo il termine storia perché farò riferimento ad un fatto certo e documentato. Una storia fatta di violazione, abusi e soprusi. Una storia nata per difendere il mio caro amato articolo 3 della Costituzione, per difendere i diritti calpestati di una nostra concittadina. Guardate, non avrei mai voluto portare questa storia in piazza, ma è mio dovere far conoscere a tutti la verità. In un post sul gruppo Facebook Noi di Santa Severina, in seguito poi cancellato, ma per fortuna prima di aver fatto uno screenshot della conversazione stessa, sono stato definito dalla signora Rizzuti un profanatore di tombe. Intanto vorrei informare la signora Rizzuti che non sono né indagato né imputato di qualsiasi reato e che la sua denuncia è stata archiviata. Dico questo per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco e rammento alla stessa che l'articolo 368 del codice penale recita testualmente: chiunque condenuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'autorità giudiziaria
o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire o alla Corte Penale Internazionale in colpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione dai 2 ai 6 anni. Giusto un avviso pubblico, perché i tuoi giolli sono finiti. Se mai sentirò una sola accusa nei miei confronti, in procura questa volta ti ci mando io. Bravo! E non so se finirà con un'archiviazione. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo. Bravo, bravo! Ma veniamo alla nostra pagina di storia. La signora Rizzuti, nonostante un contratto firmato, e il contratto è questo, non ci sono dati sensibili ovviamente per rispetto alla privacy, sono un legale e la conosco bene. È un contratto vergine di quello che si fa in comune, se volete potete visionarlo. All'articolo 8 di questo contratto c'è scritto: l'epigrafe da porre sulla lapide di chiusura dovrà essere preventivamente approvata. Similmente dovrà essere autorizzato dall'ufficio tecnico comunale il collocamento di decorazioni. Lei, in barba a tutti i regolamenti e alle leggi vigenti in materia, pensa bene di cimentare a terra un portapiante e di modificare la lapide in marmo senza alcuna autorizzazione, impedendo di fatto ad una nostra povera concittadina di poter posizionare in sicurezza la scala e di poter raggiungere i portafiori posti all'estremità della lapide del marito per mettervi un fiore. È stato successivamente eseguito un sopralluogo da parte dei vigili urbani del nostro comune, rilevando di fatto quanto appena esposto, ed in seguito è stata inviata una diffida a mia firma alla candidata sindaco per rimuovere gli oggetti non autorizzati. La lettera, purtroppo la diffida non la posso farvela vedere per ragioni di privacy ovviamente. Io do già l'autorizzazione questa sera, se l'altra candidata sindaco la vuole far vedere venerdì per me non ci sono assolutamente problemi. La signora Rizzuti, nonostante l'invito, certa di recare danno con il suo comportamento alla nostra concittadina, invece di impegnarsi prontamente al ripristino dello Stato, pensò bene di non rispondere affatto alla diffida, infischiandosene altamente della nostra concittadina e dei suoi diritti, e snobbando in quel momento non Pietro Vigna, ma l'assessore comunale è il responsabile dell'area. Ecco, cari cittadini, cosa è successo? Ora sapete la verità. Vorrei ricordare ancora alla signora Rizzuti quanto sia stato ancora una volta benevolo nei suoi confronti, perché l'articolo 633 del Codice Penale, che le sarà sicuramente sfuggito durante le sue consuete letture di diritto, stabilisce che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli e di trarne profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103 a 1032 euro. Concludo dicendo che in questi 5 anni ce l'ho messa tutta. Il mio impegno per amministrare la cosa pubblica è stato massimo. Vi ho dato dimostrazione che non ho alcun interesse personale nel continuare a fare l'amministratore di questo comune, non partecipando al concorso per vigile urbano. Ricordo a tutti voi che si farà a breve un concorso per 2 posti,
I partecipanti già ci sono, sono quelli che hanno fatto domanda. La mia non c'è. Ho sacrificato i miei interessi personali per amministrare secondo equità e giustizia. Invito tutti voi a riflettere su quello che l'amministrazione comunale è riuscita a raggiungere in questi 5 anni, sui valori morali di ognuno di noi, sull'impegno profuso per il bene comune, perché solo se si è liberi si può amministrare la cosa pubblica, solo se si è liberi da false promesse o da speranze di posti di lavoro si può essere consiglieri comunali. Perché solo chi è libero può rappresentare se stesso e voi. Giorno 20 e 21 settembre date un voto alla democrazia, date un voto alla libertà, date un voto migliore, date un voto per un futuro migliore per il nostro borgo. Scrivete Pietro Vigna, votate la lista numero 1. Grazie. Concluderà il comizio il nostro candidato a sindaco, dottore Giordano. Grazie. Si è fatto tardi, non mi era mai capitato che nelle competizioni del Parlamento. Prima di iniziare è obbligo da parte mia rivolgere un saluto a tutti voi. Ho poi un altro obbligo, commentare le stupidità che ho ascoltato ieri sera. Sorvoliamo su Pinocchio, la fata turchina e le marionette. Dopo il comizio di ieri sera mi hanno chiesto se nel piano delle opere pubbliche è prevista la riapertura della casa mandamentale, viste tutte le pene e gli anni di carcere che si dovranno scontare. Anni fa il professore Faragò, lo cito spesso, mi diceva come gli faceva piacere vedere Carmelita, Barbara e Franca ascoltare i comizi insieme. Io e Diodato eravamo avversari. Oggi quel clima di campagna elettorale è un sogno. I contendenti sono cambiati. Io ci sono, ma non c'è più Diodato, c'è altro. Sgrombiamo il campo sull'esposto e sulla stabilizzazione. Ti sei autonominata e poi vuoi girare la frittata. Hai voluto leggere una lettera ed interpretarla. Forse sapevi che la lettera era lo spunto dell'esposto o viceversa. Io ho parlato. Io ho parlato dell'esposto, ma non ho reso pubblico il contenuto. A te interessava farlo? Sapevi quello che c'era scritto nell'esposto? Tu sapevi che l'esposto era una sintesi della lettera? Io no. Io ero stato avvertito che stavano preparando qualcosa contro di me, di una busta. A chi mi ha avvertito ho detto che poteva stare tranquillo, si preoccupava per me. Possono andare a controllare tutto, non mi preoccupa niente. Il mio computer, la mia scrivania, i tiretti della scrivania li possono vedere, aprire e controllare. Tutti hanno le mie password. Quindi io non ho parlato del contenuto dell'esposto. La mia antagonista ha letto la lettera e l'ha commentata come se fosse l'esposto. Io ho letto l'esposto e sentita la lettera. E l'ottavo esposto mandato in prefettura. I primi 6 in 3 anni, gli ultimi 2 in 10 giorni. Io ho elementi per ritenere chi ha scritto l'esposto. Certo che ne parlerò in procura. Prima però devo dare il tempo al legale che ho incaricato di fare quella che tecnicamente si chiama esposto denuncia querela. Poi sarà l'autorità giudiziaria a stabilire se ravvede reati ed indagare ed eventualmente perseguire penalmente i responsabili. Credo che anche la lettera che custodisci gelosamente e ti prego di continuare a conservare gelosamente possa interessare la procura e ti potrà essere chiesta. Brava!
hai manifestato l'interesse a chiedere alla Procura di acquisire le schede delle matrici dei computer del Comune. Perché non allargare il campo? Almeno possiamo chiedere di indagare a 360 gradi. Possiamo dare anche i nostri computer, cellulare e iPad. Bene! Io sono sicuro che l'ottavo esposto sia in relazione ai primi sei. Però mi hai messo dei dubbi, ti sei autonominata. La lettera è stata indirizzata alla Regione Calabria, alla Corte dei Conti, alla Procura di Crotone e alla quarta carica istituzionale, la candidata a sindaco della lista numero 2. Nel finale della lettera c'è l'invito alla candidata a sindaco della lista numero 2 di interessare la prefettura. In realtà la prefettura era già stata interessata. È un depistare? Tu hai custodito gelosamente la lettera dopo averla condivisa con tutti i tuoi candidati, anche se dici di non condividerne il contenuto. Dici che ci tieni i lavoratori, sei dalla loro parte perché non li hai avvertiti. Io ero stato avvertito di stare attento, che stavano preparando qualcosa contro di me. Come persona non informata dei fatti, parli della stabilizzazione degli LSU e LPU. Hai raccontato un sacco di fesserie. Pinocchio le chiama bugie. Iniziamo col dire che gli LSU e LPU di Santa Severina hanno ringraziato tutti i sindaci con cui hanno lavorato. Li cito nell'ordine: Rizza, Cortese, Scalfaro e poi Giordano. Evito di dire il ruolo che ciascuno di noi ha avuto nella loro stabilizzazione. Hai citato Salvatore Scicchitano, sindacalista del mio sindacato e mio amico. Fai una confusione tremenda. Salvatore è venuto chiamato da me per la contrattualizzazione un paio di anni fa, la famosa contrattualizzazione che non tutti i sindaci hanno firmato. Quel pomeriggio eravamo nella sala consiliare, la giunta, la segretaria e tutti i lavoratori, LSU e LPU. Ma tutti i sindaci eravamo in collegamento con il prefetto Destani e io tramite la segretaria anche con il presidente regionale del Lanci Calabria, Callipo. Confondi la vicenda nazionale con quella locale, le battaglie sindacali con quelle dei singoli comuni. I decreti del governo nazionale e regionale hanno messo le premesse per la stabilizzazione, la palla poi l'hanno passata ai sindaci. Tu confondi controautorizzazione e stabilizzazione, è troppo difficile capirla. Parli di viaggio a Cosenza. Noi abbiamo portato il responsabile del procedimento della Regione Calabria, il dottore Capicotta, a Santa Severina. È quello che ci ha istruito il percorso. Parli di cose che ignori. Non è obbligatorio parlare se non si capisce di cosa si parla. È confusa! Provo a spiegartelo per l'ennesima volta. Il nodo è stata la quarta controautorizzazione. Era la premessa alla stabilizzazione. E non c'era copertura finanziaria né del governo nazionale né regionale. C'erano promesse, motivo per cui non tutti i sindaci hanno firmato e la segretaria mi ha scritto una lettera personale riservata sui rischi che si correvano. Poi la possibilità vera di stabilizzarli con fondi messi a disposizione da governo e regione. Tu dici non devono ringraziare nessuno, paga lo Stato e la regione. Loro si portano in dote fino alla pensione un contributo dato da Stato e Regione, che non copre tutto. I dipendenti lo sanno e tu no. C'è una quota a carico del Comune. Tu non lo sai, parli senza sapere. Forse il sindaco qualche merito ce l'ha. Indovina poi perché sono stati contrattualizzati a 18 ore. Perché non possiamo sforare la spesa del personale. Dimenticavo la favola di Pinocchio, le bugie e poi la fatta turchina con la bacchetta magica. Volete più ore per LSU? Avanti, più ore per tutti. Volete più ore per LPU? Avanti, più ore per tutti. Volete la guardia medica d'Altiglia, la posta, ci mettiamo nelle aperture dell'asilo? Che problema c'è? La bacchetta magica e facciamo tutto. Apriamo anche un RSA, facciamo la piazzetta a Sant'Antonio, facciamo tutto. A che cosa è servito leggere Pinocchio? La fata turchina può risolvere tutto.
Nella ricognizione della pianta organica ci sono rimasti anche i posti che sono stati banditi con il concorso già pubblicato. Quindi, il giovane laureato che lo si vuole fare passare come estensore della lettera può stare tranquillo, potrà parteciparvi. Tra le cose da inviare in procura, esposti, lettere, possiamo mandare anche i video dei comizi, così con calma posso indagare sui reati di diffamazione, violazione della privacy. Leggi la lettera e salti il nome dell'LSU. Dici che non sai chi sia, di chi si parla. Usi il femminile e fai capire che è una donna. Parli di categoria superiore e poi parli di parentela. Com'è difficile individuarla. Nessuno ha capito niente. Pensi di non aver violato la privacy di nessuno. Pensi che non sia un reato. Mi sembra il segreto di Pulcinella. Ma tu stai attento a Pinocchio, non conosci Pulcinella. Hai commesso un reato? Penso di sì. C'è una chiara violazione della privacy? Penso di sì. È prevista una condanna, una pena, il carcere? Non me ne sbatte niente. Questa è una campagna elettorale particolare. Mi viene in mente il compianto dottore Rizza, apprezzato da tutti per la sua umanità e pazienza. Mi viene in mente quando ricopriva la carica di sindaco, le decine e decine di ricorsi, di esposti firmati ed anonimi, tutti archiviati. Qualcuno lo voleva santo subito per la sua pazienza. Penso ai candidati al Consiglio Comunale di oggi, di entrambe le liste. Molti sono giovani, hanno voglia di fare e di impegnarsi. Mi preoccupa l'esperienza che li aspetta. Se gli passerà la voglia, se vorranno continuare ad appassionarsi alla vita pubblica ed amministrativa. Si parla di leggi, tribunali, procura. Certo non mi tiro indietro se mi tirano in ballo. Devo ricordare 5 anni fa, lo ha fatto Pietro, il primo esposto in procura contro l'assessore Vigna, naturalmente archiviato, firmato dalla dottoressa Rizzuti, e che doveva procedere contro di lei con denuncia per occupazione del suolo pubblico e non l'ho fatto. Oggi non posso... Oggi non posso lasciare perdere. Parlate di me, della mia vita professionale, della mia famiglia. La capolista della lista 1-2 ha voluto prendere le feste di Tonino, come se io lo avessi attaccato personalmente. Non ho niente contro Tonino e contro nessuno di voi. Ho argomentato contro quello che ha affermato parlando dell'opera della passata amministrazione. Parlando di disservizi ha parlato dello spopolamento del borgo e della cattiva gestione del castello. La capolista ha riascoltato e non era come è stato detto. C'è un'ultima possibilità, Ampliton, poi dobbiamo arrenderci. Non parlo più dello spopolamento e della gestione del castello, però voglio parlare con Tonino e con voi, senza nessuna intenzione di offendervi, dei servizi che questo comune offre e come si sono sviluppati in questi 5 anni. Avevamo un problema con lo sportello ASP che funzionava a singhiozzo una volta a settimana? È stato risolto? È vero che si possono fare prenotazioni di visite specialistiche e vidimazione delle impegnative tutti i giorni al comune? È vero che nel 2015 nessun depuratore funzionava e che questa amministrazione li ha messi in funzione? È vero che nel 2015 la percentuale di raccolta differenziata era del 23% e che nel 2019 siamo al 70%, il che significa difesa dell'ambiente e risparmio per i cittadini, perché la spesa annua per il servizio è scesa da 220.000 euro a 170.000 euro nel 2019, quindi un risparmio di 50.000 euro. Possiamo dire che abbiamo aperto l'isola ecologica, tolto tutti i cassonetti da tutte le strade del paese e il paese è pulito. Il 31 dicembre del 2015 io dovevo venire a Santa Severina perché dovevamo firmare il contratto con i lavoratori delle più LSU. Sono arrivato al canale vecchio, c'era tutta, dove c'era il bidone, tutte le buste della spazzatura per terra. Sono arrivato in piazza e gli operatori mi hanno detto che il compattatore era fermo a Ponticelli perché non l'avevano fatto scaricare. Il 31 dicembre all'1. Poi c'era il giorno 1 e il 2 era anche festa.
Sono stati due cittadini senza prima, Lino Cistaro e Sergio Trigano. Si sono presi i mezzi della raccolta differenziata e hanno tolto tutte le buste. Tonino Parisi dice che anche lui ha fatto il volontariato, ha pulito Montefuscaldo, Alti Posti, ha fatto benissimo. Come hanno fatto bene gli operai della forestale che durante il periodo del Covid hanno pulito le nostre villette. E come hanno fatto bene ieri sera, quando avendo avuto notizia dell'incendio, chiamato i vigili del fuoco, poi ho chiamato la sala operatoria della protezione civile, chiedendo se si poteva utilizzare l'autobotte. Che cosa non si frega. Loro mi hanno detto che avrebbero utilizzato, fatto venire quella da Crotone. Gli ho chiesto se potevano in maniera eccezionale autorizzare quella di San Severino e lo hanno fatto. Sono venuti Sergio Cariano, Lorenzo Cardamone, Mimmo Vona e l'altro era Lino Colosimo. In più però c'erano già sul posto Mario Amelio, Antonio Pugliese e Pietro Vigno. E il fuoco l'hanno spento prima che arrivassero i vigili del fuoco. Possiamo dire che oggi abbiamo la fibra ottica per navigare con internet. Possiamo dire che abbiamo riaperto la casa dell'acqua risolvendo il problema della bonifica e della manutenzione dei filtri. Che abbiamo aperto la biblioteca comunale. Possiamo dire che la mensa funziona bene, che tutti sono felici e contenti. Possiamo dire che il servizio dello scuolobus funziona bene. E devo anche annunciarvi, perché lo avete messo nel vostro programma, che entro la fine dell'anno dovrebbe essere perfezionata la pratica dell'acquisto del nuovo scuolabus con contributo regionale. Possiamo dire che molte strade, piazze, edifici pubblici sono videosorvegliati. Possiamo dire che è stato istituito il baratto amministrativo. Possiamo dire che abbiamo avuto finanziato il progetto per i lavoratori in mobilità e per un anno il servizio civile. A Tonino volevo dire tutto questo, senza credine. Volevo che Santa Severina avesse una giusta informazione. Devo fare un chiarimento sulla determina del 3 settembre 2020. Sono i fondi di valorizzazione Castello, metà dei quali vengono utilizzati per le manifestazioni culturali e metà li utilizziamo per la manutenzione del castello. A fine agosto ci hanno comunicato la concessione del finanziamento per il 2020, causa Covid in forte ritardo. Dovevamo comunicare entro 7 giorni come distribuivamo la spesa. Abbiamo indicato l'impianto antincendio perché impegnando questa spesa per la pratica da presentare ai vigili del fuoco potremmo risparmiare quanto impegnato in bilancio nella spesa corrente. Se poi c'è da cambiare qualche sensore e rilevatore di fumo lo si farà. Spiego per l'ultima volta perché l'impianto incendio del castello funziona. Se scoppia un incendio nel castello, come è successo ieri a Santo Ponte, gli estintori ci sono e funzionano, gli idranti ci sono e funzionano, le pompe di sollevamento dell'acqua funzionano e l'acqua nella cisterna c'è. Se qualcuno li usa si può spegnere l'incendio. Permettetemi di dire che non mi è piaciuto il tono con cui la candidata sindaco della lista numero 2 si è rivolta ai candidati della mia lista, che sono intervenuti al comizio in piazza Sant'Antonio. Tanta saccenteria, tanta presunzione. Non possono parlare di costi di formazione, ne può parlare solo lei. Non possono parlare di servizi sociali, ne può parlare solo lei. Non posso dire che sono contadini, perché ci sono contadini più contadini di loro. A Giuseppe, Mario e Mariangela dico, lasciatela perdere. Chi siete, cosa fate, la gente lo sa. In questi giorni ho riflettuto su cosa c'è diverso in questa campagna elettorale. Chi ha assistito alle precedenti campagne elettorali ed assiste a quelle di oggi dice di non riconoscere più Santa Severina. Non c'è più quel clima di signorilità che ci ha sempre contraddistinto. Che cosa c'è di nuovo? Parlo di me, non del sindaco, di me, parlano di me, non del sindaco, proprio di me, del mio giuramento di Ippocrate. Ma perché tutto questo? Voi Santa Severinesi che vivete in piazza, cosa avete colto? Io vi dico cosa ho colto io, poi mi dite se ho sbagliato. Oggi in questa campagna elettorale c'è un clima particolare, ci sono aspettative particolari, c'è gente che aspetta un aiuto
per un posto di lavoro. Un tema di questa campagna elettorale è il lavoro, la possibilità che se cambia il sindaco ci sarà lavoro, arriveranno le RSA, ci saranno tanti OSS che lavoreranno, non mi dilungo. Ritorniamo alla fata turchina, faremo lavorare tutti gli OSS del mondo. Cosa mi dicono dalla mia parte? Stai attento, la gente ti stima perché sei stato disponibile con tutti. Se ti fai vedere nelle loro case si ricorderanno e ti voteranno. Cosa ho detto io nel mio comizio? Mi sono rivolto ai miei sostenitori per dire: non potete chiedermi questo, non ho mai chiesto un voto per un piacere, per un'attenzione, non potete chiedermi di fare questo. Bravo! Ho sentito parlare di accuse di voto di scambio. Io nel mio comizio ho parlato di me, non mi interessano gli altri. Ho parlato di me, ho chiesto di votarmi solo se ritengono che sia un bene per questo comune, che io continuo a fare il sindaco. Chi dà il voto al sottoscritto lo deve fare liberamente, del voto che non date a me non mi interessa niente. Giorni fa un candidato mi ha chiesto se andavamo in una casa, gli ho risposto di no. Mi ha chiesto il perché ed ho risposto: perché ci sono andato 2 giorni fa, come medico, avevano bisogno. Non vado a chiedergli il voto. E lui mi ha risposto: lo so, me l'hanno detto che vi hanno chiamato per una visita e siete andato via senza chiedergli niente. Hanno tirato in ballo la mia professione, il mio giuramento di Ippocrate. Il giuramento di Ippocrate è quello che il medico fa quando viene abilitata la professione. Ma perché parlate del mio lavoro, della mia professione? Il soccorso è dovuto. Cosa è dovuto e a chi? Un ECG non salva una persona. Vale a raccontare a chi sull'ECG aveva un infarto. Ed è successo a Santa Severina e non una sola persona. Perché mi dovete fare parlare della mia professione? Ma veramente pensate che si esaurisce tutto con un ECG, una diagnosi, una prescrizione? Un paziente vuole essere confortato, sapere che può contare su di te, sull'aiuto del medico, che può chiamarti qualsiasi ora, che può chiedersi qualsiasi cosa. La dottoressa Rizzuti ha ragione quando dice che il soccorso ad una persona è un atto dovuto. Ma che c'entra il giuramento di Ippocrate? Chi se ne frega del giuramento di Ippocrate? Soccorrere una persona, aiutare una persona è un atto dovuto. È un atto dovuto per me, perché è quello che mi hanno insegnato da piccolo i miei genitori, me lo porto dentro. Quello che hai imparato da piccolo te lo ricorderai sempre. Cosa mi hanno insegnato i miei genitori, cosa mi ripeteva sempre mia madre: tu devi fare agli altri quello che vorresti che facessero a te. Tu devi fare agli altri quello che vorresti che facessero i tuoi genitori. Questa è una delle due regole della mia vita che mi ha insegnato mia madre. Vi dico l'altra: tu devi essere superiore, si deve arrivare alla superiorità morale. Da piccolo non devi litigare, da piccolo non devi offendere, da grande è la stessa cosa. È questo che nella vita ti fa stare bene con te stesso, che c'entra Ippocrate. Anni fa stavo lavorando, stavo andando a trovare mia madre che era ricoverata in ospedale. Ero sulle scale, qualcuno mi ha fermato per chiedermi se potevo andare a vedere una persona che era ricoverata nel mio reparto. Io non ero in servizio. Mi dice che non c'è più niente da fare, stanno chiamando l'ambulanza per portarselo a casa. Sono andato, in effetti ero in coma, ma avevo un cerotto di fentanes e aveva la febbre. Il fentanes è un analgesico più potente della morfina. Col calore c'è una maggiore diffusione. Era un cerotto. Ho chiesto all'infermiera di portarmi una fiala di Narcan e poi un'altra. Per anni ho lavorato in pronto soccorso. Il Narcan è un farmaco che si somministra ai tossicodipendenti quando sono in overdose e vanno in arresto respiratorio. Fatto il Narcan, si è svegliato. Se lo portavano a casa moriva, perché sarebbe stato in arresto respiratorio. Era un atto dovuto. Era un atto dovuto se io non ero in servizio e nel reparto c'era il medico di guardia? Sì, era un atto dovuto, perché qualcuno aveva chiesto il mio aiuto. E c'è sempre quella voce che non mi lascia mai.
fai agli altri quello che vorresti che facessero a te. A quella persona, senza falsa modestia, avevo salvato la vita. Sono mai andato a casa sua per chiedergli il voto? Mai. Ma ti ha votato qualche volta? Non lo so, non gliel'ho mai chiesto. Credo di sì, ma non gliel'ho mai chiesto. Qualcuno ha ironizzato sulla mia voglia di fare il sindaco. Ha scritto: essere o non essere, questo è il dilemma. Voglio fare il sindaco o non voglio fare? Certo, se sono 3 legislature di seguito che mi candido. Morale della favola, ci tengo a farlo molto. Io ho detto che mi piace fare di più il medico che il sindaco. È vero, mi sono candidato 3 volte e per essere precisi le prime 2 mi hanno candidato. Addirittura quando la prima volta lo hanno fatto a mia insaputa, lo hanno deciso in mia assenza e poi me l'hanno comunicato. Questa volta posso dire di aver fatto sapere in anticipo la mia disponibilità. Ma che significa questo? Voglio fare il sindaco continuando a fare il medico, in ospedale, a tempo pieno, continuando a fare i turni, le notti, i festivi, le reperibilità, non fare le ferie. In 5 anni ho maturato 130 giorni di ferie arretrate. Non posso negare che la stanchezza fisica c'è. Ho detto che voglio continuare a fare il sindaco per altri 5 anni, se lo vorrete e se mi voterete. Perché il lavoro, la programmazione del lavoro fatto lo si vedrà nei prossimi mesi e fra 2 anni, 1-2 anni. Oggi state vedendo la realizzazione del rifacimento della palestra, dell'auditorium e dei bagni della scuola media. La realizzazione dell'impianto antincendio della scuola media, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Questo è quello che è in corso, mentre nei prossimi mesi partiranno i lavori già appaltati, quello del collettamento del depuratore di Santa Severina e quelli che stanno per essere appaltati, il rifacimento dei 2 campetti polivalenti e la costruzione degli spogliatoi, con messa in sicurezza della strada provinciale, con posizionamento dei micropali e raccolta delle acque, l'intervento sul dissesto idrogeologico in località Reni Bianche. Ci vorrà più tempo per fare partire la realizzazione dell'area archeologica di Altiglia, il progetto sui borghi, poi quello che è previsto con l'annualità 2021 per la rintana calabrese. Quello che abbiamo presentato nei progetti per essere finanziati, con la Banca Rendis 2 progetti sul dissesto idrogeologico, completamento del rione, dell'intervento sul rione Reni Bianche e il costone a fianco al canale vecchio, e ancora 2 progetti presentati col PSR, e sono l'ampliamento del serbatoio rurale e la realizzazione di sentieri naturalistici. In tutto questo le vecchie amministrazioni non c'entrano niente. Voglio concludere l'argomento sindaco. Qualcuno dice una professione. Fare il medico, fare il sindaco è una professione. Certo, lavorando in ospedale vengo pagato, svolgo una professione. Ma per fare il medico, fare il medico resta un servizio. Essere disponibile verso chi ha bisogno. C'è sempre quella vocina che ti parla. Ecco perché continuo a fare il medico quando sei a casa. Fare il sindaco è la stessa cosa. Resta un servizio e non una professione. Una considerazione, una breve considerazione su una delle cose più penose che ho sentito e ho letto. Continuo a registrare telefonate nelle case dei nostri concittadini. Qua la salto perché se il riferimento è a me ed è anche fatto a Carmelita, la cosa cambia, perché finché parlate di me è un conto. Se parlate della famiglia è un'altra cosa. Dante avrebbe detto... non ti curar di loro, ma guarda e passa. Dante avrebbe avuto ragione se le offese vengono rivolte a me. Ma se vogliono coinvolgere altre persone, l'invito di Dante non può essere accolto. Non vado avanti, mi fermo e ti indico a tutti. Santa Severina deve sapere come ci si sta comportando in questa campagna elettorale. Non vi nascondo che dovendo parlare di queste cose mi pesa anche scrivere i discorsi che vado a leggere. Chiudo questo comizio che mi è costato molto. L'invito è quello di andare a votare il 20-21 settembre la lista numero 1. E poi voglio ricordarvi che si vota anche per la referendum, la riduzione dei parlamentari, e di fare il nostro dovere votando anche per il referendum. Grazie. Francesca,
Magari non è un'altra cosa.